Bentrovati. In questo ultimo step, il terzo, andiamo a concludere la nostra lavorazione. Chiuderemo i sottomanica. Vi spiegherò la sequenza di ripetizione stabilizzata per la lavorazione del tronco, la rifinitura finale e la ripresa del giro manica con un piccolo bordo di rifinitura. Vi ho lasciato alla lavorazione delle due parti separate, del davanti e del dietro. E abbiamo terminato con il giro di doppi ventagli. Per i sottomanica li andiamo a chiudere in questo modo. Lavorata l'altra parte, che sia il davanti o il dietro, è indifferente, senza staccare il filo, andiamo adesso a chiudere i sottomanica e lo facciamo in questo modo. E adesso andiamo a chiudere i sottomanica. Io non ho bisogno di aggiungere catenelle perché ho raggiunto l'ampiezza necessaria e la lunghezza giusta del mio scalfo manica. Sempre con il dritto fronte a noi, vado nella prima catenella dell'inizio giro del davanti o del dietro, a seconda di quello che avete lavorato per prima. Entro nella prima catenella, dicevo, e vado a chiudere. Con un punto bassissimo in questo modo. Con dei punti bassissimi ci portiamo sulla penultima maglia del blocco. Quindi vado a lavorare i miei punti bassissimi fino ad arrivare alla penultima maglia del blocco. Vedete? Da qui faccio una catenella, rientro nella maglia e lavoro un punto basso. Faccio adesso 5 catenelle per l'archetto, 2, 3, 4 e 5. Vado sull'altro blocco e sulla seconda maglia vado a lavorare il punto basso di chiusura dell'archetto. E questo sarà il primo giro in tondo che inizia anche la nuova sequenza di lavorazione che andremo poi a ripetere per tutta la parte del tronco fino alla fine della nostra lavorazione. Faccio ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado sulla penultima maglia del blocco successivo e chiudo l'archetto con un punto basso. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Vado sull'altro blocco di maglie e sulla seconda vado a chiudere l'archetto con un punto basso. E continuiamo in questo modo per tutto il giro che andremo a chiudere sulla maglia bassa iniziale. Poi vi faccio vedere come fare. Arrivati all'altro sottomanica, lavorato l'ultimo archetto, procedete in questo modo. Sulle ultime maglie andate a lavorare dei punti bassissimi. Vado fino all'ultimo punto del giro, poi andiamo ad attaccarci sull'altro pezzo, sul primo punto di lavorazione in questo modo ci attacchiamo con un punto bassissimo, lavoriamo dei punti bassissimi per raggiungere la penultima maglia. In questo modo voltiamo il lavoro e facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ci andiamo ad agganciare sulla maglia bassa che chiude l'ultimo archetto. Rivoltiamo il lavoro e con dei punti bassissimi
con dei punti bassissimi arriviamo qui alla penultima maglia dalla quale ripartiremo. Quindi vado in ogni catenella dell'archetto e lavoro un punto bassissimo. E 5. Vado nella penultima maglia e ricomincio la lavorazione sull'altra parte con un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Vado sul secondo punto dell'altro blocco di maglie alte doppie e chiudo il mio archetto. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado sulla penultima maglia del blocco successivo e chiudo il mio archetto. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado sulla seconda maglia dell'altro blocco di maglie e chiudo questo archetto. E continuo lavorando tutta questa parte con il giro di archetti e poi andremo a chiudere il giro sulla maglia bassa iniziale. Andiamo a lavorare l'ultimo archetto del giro, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nel punto basso iniziale e chiudiamo l'archetto con un punto bassissimo. E abbiamo terminato il primo giro in tondo. Terminato il primo giro in tondo, quello con gli archetti, con il quale abbiamo chiuso anche i sottomanica, partiamo con il secondo giro della sequenza. Andiamo al centro del primo archetto disponibile e lavoriamo un punto catenella. 3 catenelle per il primo punto alto. Carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro altri 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4, che con le prime 3 catenelle iniziali formano un blocco di 5 punti. Carico il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5 e continuo questo secondo giro lavorando 5 punti alti in ogni archetto disponibile. Andiamo a chiudere il secondo giro in tondo sulla prima delle 3 catenelle iniziali. E andiamo a lavorare il terzo e il quarto giro della sequenza di lavorazione in tondo, con dei punti alti lavorati su i punti disponibili che abbiamo da questo secondo giro. Quindi 3 catenelle per il primo punto iniziale, carico il filo e vado a lavorare un punto alto in ciascun punto alto del giro sottostante. E questo che stiamo lavorando è il terzo giro. Il quarto giro lo lavoreremo uguale al terzo, una maglia alta su ogni punto disponibile e poi vi faccio vedere l'altra parte della sequenza di ripetizione. Ho terminato il terzo e il quarto giro punto su punto su ogni punto disponibile del secondo giro. Il terzo e il quarto saranno la costante che andrete a lavorare tra una sequenza e l'altra fino alla fine della lavorazione. Adesso partiamo con il quinto giro, che è il giro di archetti. Ho già chiuso sulla prima delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo, do una catenella di separazione, rientro nel punto dove ho chiuso il giro e lavoro un punto basso. Per l'archetto vado a lavorare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Lascio 4 punti di base, 1, 2, 3 e 4. Nel quinto vado a lavorare il punto basso di chiusura dell'archetto.
e continuo in questo modo per tutto il quinto giro. Questo è il quinto giro in tondo. Terminato il quinto giro in tondo, che è quello di archetti, andate a lavorare poi per il sesto giro, il giro di doppi ventagli. In ogni archetto andrete a lavorare 4 punti alti doppi, 2 catenelle, 4 punti alti doppi, un archetto sì e un archetto no. E questo è il sesto giro della sequenza di ripetizione in tondo. Il settimo giro è il giro di archetti ed è lavorato come quello con il quale abbiamo chiuso il giro manica. Un punto basso sul terzo punto del primo blocco, 5 catenelle, un punto basso sul secondo punto del secondo blocco, 5 catenelle per l'archetto, un punto basso sul terzo punto del blocco successivo e così fino alla fine del giro. Andrete poi a lavorare il giro di 5 punti alti in ogni archetto disponibile, il nono e il decimo giro a punti alti, la costante tra una sequenza e l'altra, e poi ricomincerete dal giro di archetti. E questa è la sequenza di ripetizione per tutto il tronco: il giro di archetti, giro di doppi ventagli, giro di archetti, il giro di 5 punti alti in ogni archetto dell'ultimo giro della sequenza, i due giri di punti alti come costante e poi si ricomincia dal giro di archetti. Per le rifiniture ho optato per un bordino semplice sulle maniche. Ho ripreso e lavorato due giri di maglia alta seguendo l'andamento del giro manica e poi ho lavorato un giro di archetti e questa specie di ventaglio intercalato da pippiolini. Poi vi faccio vedere come lavorarlo. Per il fondo, dopo aver lavorato i due giri di maglia alta che siamo soliti fare tra una sequenza e l'altra, ho terminato con il giro di archetti e adesso andiamo a lavorare l'ultimo giro, che è quello di chiusura. Ho mantenuto lo stesso motivo del doppio ventaglio, ma con una piccola variazione. Con un punto bassissimo ci portiamo al centro del primo archetto, 4 catenelle per il primo punto altissimo o punto alto doppio, carico il filo e nell'archetto vado a lavorare altri 3 punti alti doppi, 2 e 3. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella prima catenella di lavorazione e chiudiamo il nostro picot con un punto bassissimo. Carico 2 volte il filo, rientro nell'archetto e vado a lavorare altri 4 punti alti doppi. E andiamo a chiudere il primo motivo a doppio ventaglio. 2, 3 e 4. Lavoro 2 catenelle per lo spazio, vado nell'archetto successivo, entro e chiudo con una maglia bassa l'archetto di 2 catenelle e ricomincio 2 catenelle, carico 2 volte il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro 4 punti alti doppi. Tre.
4. Cinque catenelle, 2, 3, 4 e 5 per il picot o pippiolino, come le volete chiamare. Vado nella prima catenella di lavorazione, estraggo il filo e chiudo con un punto bassissimo e vado a completare il doppio ventaglio con le altre 4 maglie alte doppie, sempre lavorate nello stesso archetto. 2, 3 e 4. E questa è la nostra sequenza di lavorazione. Nell'archetto successivo andremo a lavorare 2 catenelle maglia bassa e 2 catenelle per quest'archetto. Continueremo la lavorazione per tutto il giro che dovrà terminare con l'archetto di 2 catenelle maglia bassa e 2 catenelle. Terminato tutto il bordo di rifinitura alla parte di sotto, andiamo a riprendere la lavorazione per rifinire il giro manica. Cappietto iniziale con il solito nodino e ci andiamo ad agganciare al centro del sottomanica e precisamente sull'archetto che va ad unire le due parti del davanti e del dietro. Entriamo nell'archetto e ci agganciamo con un punto bassissimo in questo modo. Mi nascondo anche le codine e andiamo a lavorare tutto un giro di maglia alta seguendo l'andamento del giro manica. Quindi per il primo punto faccio 2 catenelle, una e due più la prima con la quale ci siamo agganciati, carico il filo e vado intorno al punto successivo che è una maglia alta doppia e lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3. Nello spazio successivo vado a lavorare un punto alto e siamo ai 3 giri di maglia alta. Carico il filo, vado nel primo punto del primo giro di maglia alta e intorno vado a lavorare 2 maglie alte, una e due. Due intorno al punto successivo, una e due. Due intorno al punto successivo, una e due. In questo archetto, che è leggermente più ampio, andiamo a lavorare 2 punti alti, 1 e 2. E siamo di nuovo sulla maglia alta doppia, intorno alla quale andiamo a lavorare 3 punti alti, 1, 2 e 3. Un punto alto nell'archetto successivo e siamo di nuovo ai 3 giri di maglia alta. Intorno a ciascuna maglia di ogni giro andiamo a lavorare 2 punti alti come abbiamo fatto prima. Vedete? E siamo arrivati alla parte della spalla dove abbiamo tutta una serie di maglie alte e 2. Su questa parte, che è la parte alta della spalla, continuiamo lavorando un punto alto in ciascun punto disponibile fino ad arrivare all'altro lato del sottomanica e su questa parte andremo a lavorare a specchio come abbiamo fatto per la parte iniziale. Io continuo lavorando i miei punti alti
su ciascun punto disponibile del giro sottostante, questo per la parte alta del giro manica. Arrivata dall'altra parte, chiuderò il giro e lavorerò un altro giro di maglia alta, questa volta punto su punto sui punti disponibili di questo primo giro. Ho lavorato anche l'altro giro di maglia alta sulla ripresa del giro manica, punto su punto sul giro precedente. Ora, se voi volete terminare il lavoro con un bordino di rifinitura, vi faccio vedere come eseguire quello che ho utilizzato io. Se invece volete lavorare una mezza manica, una manica tre quarti o una manica lunga, sui punti che avete ottenuto dalla lavorazione dell'ultimo giro di maglia alta, in questo caso il secondo, potete lavorare la sequenza che abbiamo lavorato per il tronco, continuando con il giro di archetti, il giro di doppi ventagli, il giro di archetti, il giro di maglia alta, i due giri di assestamento di maglia alta e poi la ripresa della sequenza di lavorazione. Per le maniche dovete lavorare la sequenza senza fare aumenti, così come abbiamo fatto per la lavorazione del tronco. Se decidete di continuare a lavorare per avere una mezza manica, una manica tre quarti e una manica lunga, come vi dicevo prima, dovete lavorare la sequenza che noi abbiamo fatto per la lavorazione del tronco, quella che abbiamo riproporzionato dopo la chiusura del sottomanica per non avere più aumenti. Se invece volete rifinire, continuate con il giro di archetti che vi faccio vedere adesso e in base ai punti che avete nel giro sottostante, gli archetti dovranno essere di numero pari. Io, per avere la sequenza giusta, ho lasciato 3 punti di base per lo spazio dell'archetto. Voi regolatevi in base ai punti che avete nel secondo giro di lavorazione della ripresa per il giro manica. Partendo dalla chiusura giro e dal secondo giro di lavorazione che è a punto alto, lavorato punto su punto sul giro sottostante, io vado a fare una catenella, rientro nel punto di chiusura e lavoro un punto basso. Faccio 5 catenelle per lo spazio dell'archetto, 1, 2, 3, 4 e 5, lascio 1, 2, 3 punti di base, vado nel quarto e chiudo il mio archetto. 1, 2, 3, 4 e 5, lascio 3 punti di base, vado nel quarto punto e chiudo l'archetto con un punto basso e continuo in questo modo per tutto questo terzo giro. Terminato il giro, vedete che mi mancava qualche punto per avere il numero pari di archetti, invece di lasciare 3 punti ne ho lasciati 2. Ho chiuso il giro sulla maglia bassa con un punto bassissimo. Entriamo nel primo archetto disponibile, lavoro un punto catenella e comincio la lavorazione dell'ultimo giro di rifinitura. 3 catenelle, 1, 2 e 3 per il primo punto, carico il filo, rientro nel primo archetto e lavoro un punto alto. Vado a lavorare adesso un pippiolino, 1, 2 e 3, entro nella prima catenella di lavorazione e chiudo il picot su se stesso. Carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro altri 2 punti alti, 1 e 2. Pippiolino 1, 2 e 3 che lo vado a chiudere su se stesso nella prima catenella di lavorazione, carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro altri 2 punti alti e ho terminato
il punto di lavorazione. Questa è la sequenza che andremo a fare in tutto questo giro, lavorando un triplo ventaglio in un archetto, un punto basso nel successivo. Lavoro una catenella, vado nell'archetto seguente e chiudo la sequenza con un punto basso e ricomincio una catenella, carico il filo, vado nell'archetto seguente e lavoro il mio ventaglio di tre blocchi di maglie alte separati dal pippiolino. Quindi ho lavorato il primo, lavoro il pippiolino 1, 2 e 3 che chiudo nella prima catenella di lavorazione. Lavoro il secondo blocco di due maglie alte, una e due, pippiolino 1, 2 e 3 che chiudo nella prima catenella di lavorazione con un punto bassissimo, carico il filo, rientro nell'archetto e vado a lavorare l'ultimo blocco di due maglie alte, 1 e 2, una catenella. Vado nell'archetto successivo e chiudo con un punto basso e continuo fino ad arrivare dall'altra parte, dove vedete chiuderemo il giro con la catenella e la maglia bassa nell'ultimo archetto. E questo è quello che otterrete. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!